Capitano dell'Araldica Castellolanze, gara 1 andata 11-6, anche se un inizio complicato con gli avversari in vantaggio fino a 4-1, poi avete rimescolato un po' le carte, soprattutto al ricaccio, siete riusciti a tamponare e a rimontare a fine primo tempo, poi nel secondo tempo non c'è stato più partita. Sì, la sensazione dal campo era che le carte le avessero mescolate loro, soprattutto dal battuto riuscissero a fare un gioco che non fosse lineare, per cui noi abbiamo semplicemente rimesso le carte un po' più in ordine e facendo questo piccolo accorgimento, mettendo Emanuele al largo, siamo riusciti a parare appunto la battuta ad essere ben protetti anche su quella fascia. E sicuramente penso che siamo stati degli scambi, perché soprattutto nel secondo tempo ci siamo cercati viso a viso e la partita è stata dura, c'erano i palloni che ne abbiamo discusso anche in campo tra giocatori e avversari che appunto muovevano particolarmente anche sul corpo lineare, quindi era difficile giocare, però appunto gara 1 è andata, quindi quello che conta è aver portato a casa questo non punto. Questa prima vittoria, adesso si va ad Alba, al Mermet, un campo che comunque conosci bene, due campionati li hai vinti lì. Sì, un campo che conosco molto bene, un campo che conosco, in cui conosco anche bene Campagno, perché abbiamo sempre giocato contro lì, e soprattutto di giorno, come si è visto anche nel campionato, lui è molto più avvantaggiato per via della stazza fisica e con l'aria contro lui è molto più possente, per cui riesce a fare più gioco, io meno. Per cui dovremmo essere capaci a cercare di impostare un gioco non so come, che dovremmo pensarci, e sicuramente partiamo loro col vantaggio, ma questa partita ci dà morale. Bruno Campagno, chiave di volta, chiave di lettura di questa partita, 4-1 in vantaggio per voi, poi cosa è successo? Ma come dicevo prima, non siamo bravi a chiudere dei giochi troppo importanti per prendere un buon distacco prima del riposo. E poi ci facciamo recuperare, l'abbiamo già fatto un po' di volte e non dobbiamo essere più svegli, più cattivi, più determinati in quei momenti lì. E niente, lui comunque appena gli fai vedere il pallone ti fa male, quindi dobbiamo essere più bravi. Avete giocato comunque a viso aperto, un po' a nascondervi il pallone, un po' con queste battute, variare la tua battuta per mettere in difficoltà l'avversario, comunque sia. Tre ore di partita, il pubblico si è divertito, tanta gente oggi a Castagnole. Sì, spero che sabato ad Alba alle 2:30 ce ne sia altrettanta e abbiamo bisogno del tifo di tutti per cercare di dare una svolta a queste finali.